Salve amici di YouTube, pistole a salve, escursioni e animali selvatici. Mettete un bel like per aiutarmi a divulgare questo video e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi attivando anche la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Siamo a maggio ed è periodo di escursioni, ma non è solo questo il motivo per cui ho deciso di fare questo video. Ma anche per la situazione di JJ4 che ha aggredito e ucciso un ragazzo in provincia di Trento. Ed esprimo la mia vicinanza ai cari di questo povero ragazzo. Ma cosa fare quando si va in poste, si va in escursione, in zone dove possono esserci animali selvatici anche grossi? Qui abbiamo tre pistole a salve di calibro diverso. Una calibro 380R per quanto riguarda questo revolver. Calibro 9 mm a salve per quanto riguarda questa Bruni 92 e calibro 8 mm a salve per quanto riguarda questa Bruni New Polis. Se la pistola a salve esce dalle mura domestiche, ricordate sempre di non togliere il tappo rosso perché altrimenti si rischia di andare oltre la legge. I modelli di pistola a salve top firing, quindi con la canna parzialmente otturata, tappo rosso e sfiato per far uscire i gas da sopra sono di libera vendita, ma ciò non significa che possiamo usarli in maniera spregiudicata. Questi sono semplicemente degli oggetti da segnalazione o delle scacciacani o delle armi repliche di armi da collezione. Seppur spesso vengono chiamate armi giocattolo, non vanno utilizzate come se lo fossero, non sono dei giocattoli. Per quanto riguarda animali, come possono essere i cani randagi, può essere utile proprio per difendersi direttamente, ovvero ci troviamo il cane randagio davanti un po' incazzato, scusate il termine, e possiamo sparare a salve che al 90% il cane scapperebbe. Ma non tutti gli animali selvatici reagiscono allo stesso modo. Il cinghiale, ad esempio, anche se noi spariamo a salve, se sparassimo a salve mentre ci sta caricando, non penso che si ferma all'improvviso dopo che uno fa fuoco mentre proprio il cinghiale sta tirando la testata. Intanto la testata la tira, se poi scappa dopo non lo sappiamo, ma intanto per terra ci butta. Qui possiamo notare la carica di un cinghiale. Guardate quanto è forte rispetto a noi umani e guardate come non si ferma davanti a nulla. Bisogna quindi agire in maniera preventiva. Cosa significa in maniera preventiva? Nel senso che non dobbiamo aspettare di trovarci l'animale selvatico vicino per fare fuoco, ma dobbiamo fare fuoco, tanto è a salve, fa solo il botto, dobbiamo sparare molto prima di vederli. Perché? Perché in questo modo segnaliamo la nostra presenza ed è più difficile che l'animale selvatico si avvicini. Andiamo a vedere in questo pezzo di video preso da YouTube come dei colpi hanno salvato la vita ad un ciclista che era inseguito da un orso. Come avete potuto notare però, l'orso non è scappato subito sentendo i colpi di fucile in lontananza, come farebbe di solito un cane randagio che ai botti è un po' più suscettibile. Ma ci ha pensato un po' su, avrà valutato, ovviamente non sto nella mente dell'orso in quella situazione, però avrà valutato, ok, lì c'è una preda sola, posso andarla a prendere. Ma come ha sentito i botti, avrà pensato, ok, la preda non è più sola. Quindi, onde evitare problemi, taglio. Appunto, è meglio segnalare prima la presenza, perché in questo modo gli orsi, i cinghiali o qualsiasi animale selvatico di grosse dimensioni non saprà calcolare quanti possono essere i pericoli, perché secondo loro noi siamo un pericolo, e quindi evita di avvicinarsi. Nelle zone italiane popolate da orsi ho sentito che vogliono prendere un provvedimento per quanto riguarda la deterrenza, cioè vorrebbero far indossare dei campanellini alle persone che andrebbero in un sentiero dove possono trovare orsi. E spero che non usino questa soluzione. Sapete perché? Perché in Italia, secondo molti allevatori di ovini, è successo che degli orsi abbiano attaccato e mangiato dei capi di bestiame.
Questi animali di solito indossano un campanellino ed è proprio sentendo questo campanellino che alcuni orsi si sono avvicinati a questi allegreggi e hanno iniziato a mangiare. Quindi, a mio parere, utilizzare dei campanellini per segnalare la presenza di umani dove ci sono gli orsi, secondo me potrebbe essere una tattica più distruttiva che costruttiva. Perché? Perché si rischierebbe di essere associati a delle pecore, a degli agnelli e quant'altro, rischiando di diventare delle prede. Però questa dei campanellini è soltanto una mia teoria, così andando per logica. Se useranno il metodo dei campanellini per segnalare la presenza umana agli orsi, per evitare quindi di farli avvicinare, spero tanto che la mia teoria sia sbagliata. E ora andiamo a sentire questi tre calibri diversi. I calibri più indicati, a mio parere, sono l'8 mm e il 9 mm a salve per semiautomatica. Hanno della polvere da sparo in più e fanno quindi un po' di rumore in più. Senza nulla togliere al calibro 380, che è comunque un rumore forte, ma non forte come gli altri due calibri. Una piccola riflessione prima di concludere. Nella situazione che è successa in Trentino, c'è chi ha dato la colpa all'orsa, c'è chi ha dato la colpa a quel povero ragazzo, ma in realtà la colpa non è né dell'orsa né di quel ragazzo. La colpa è semplicemente di chi ha deciso nel 99 di reintrodurre gli orsi in boschi che non sono tanto lontani dalle zone abitate. Conosco buona parte del Trentino e posso assicurare che oltre al centro città ci sono tanti paesini che sono attaccati alle montagne o che sono comunque in mezzo ai boschi, ma da secoli. Quindi nel 1999, quando hanno reintrodotto gli orsi, sapevano benissimo che era molto facile che gli animali selvatici, che questi animali selvatici, venissero a contatto con le persone. Spero che il provvedimento che venga preso sia lo spostamento di questi orsi in aree più adatte, perché in Trentino è uno spazio troppo ristretto per animali di questa portata. Prima di salutarvi, vi vorrei consigliare la community numero uno sulle pistole a salve sulle piattaforme blu, che si chiama appunto Armi e Pistole a Salve. Vi vorrei consigliare anche la pagina Insta della Bruniganz. E sempre su Insta seguitemi Anthony trattino basso YT trattino basso 92. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like ed iscrivetevi per essere costantemente aggiornati su nuovi contenuti o su nuove recensioni. Un saluto e al prossimo video. Ciao!